Vediamo. Vedi, esce il succo alla fine. No, non c'è un vero scontro, perché l'altro che ha evitato. Allora, il primo giorno gireremo proprio la scena, la prima scena. Tranne la cosa dell'elicottero dall'alto, che verrà girato un secondo giorno. C'è il parchino dove salirà qua, una cosa, e vede la parcheggiatura che si sta avvicinando. Questa è la camera, gli steadicam, tu giri, la macchina frena, si gira attorno. Evita la macchina che frena, la parca scivola. Finisce malissimo. Metteremo una macchina qui. Sto riproducendo un parchimetro, uno degli oggetti principali. A intuito hanno realizzato questi carrellini per farci fare una sgommata laterale. Siccome noi non abbiamo possibilità di sgommare accelerando, noi abbiamo messo questi carrelli per farla muovere anche lateralmente. Vogliamo ricordare l'orario di questa cosa? Sì, mezzanotte ovviamente, mezzanotte del giorno prima delle riprese. Siamo... Guarda come sono sereno io. Guarda come è sereno il regista. Fermati. Beh, di là no. Più o meno la grana che c'è, sto a 3.200 di ISO. Ditemi se mi devo levare dal cazzo, tipo. Faccia una prova con i colori, questo è il colore fuori. Puro, sì. La frequenza di questi lampioni c'ha qualcosa di maligno. Chissà, non so capace. Sì, almeno ci mettiamo un occhio, tanto poi dimenticherò buona parte delle cose che ci sono. No, altrettanto, almeno c'era dietro alle scuole di tutte e due. No. Ogni persona deve avere una persona con tre guida che lo spinge a guidare piano. Il nostro è Alfredo. Comprate la prima Jeep di Alfredo. Allora, qui il succo è che questa è l'unica macchina al mondo che c'ha un tetto nero. Quindi io di solito rifletto le luci sul tettuccio per fare una diffusa, ma qua se lo rifletto sul tettuccio non succede un cazzo. Quindi adesso metterò qui una luce e qui attacchiamo dei fogli di carta, in modo che su di loro c'è una sorta di... no? Mentre le gira tutto un... Ok. Poi c'è incredibile. Facciamo una... C'è di tutto, cioè abbiamo bagnato bene. Il tavolino da campeggio, c'è tutto. Vabbè. Poi dicono stop. Magari... Il Jagal è un gruppo di videomaker italiani, napoletani, che nasce nel 2005 ufficialmente. Un gruppo di cazzari, però poi alla fine ci siamo evoluti. Io sono il casting director di questo corto, da Parker. Poi c'è Proxy lì, che ha la camera che ci sta riprendendo. Ciao Proxy. Salve. Lui è il fratello di Luzio Simone. Già. Ma non è uguale. Ermonezza Luzzo, capito? E ovviamente la macchina che è tua. Che ho prestato. È stata chiesta gentilmente. E io gentilmente ho detto: ve la presto a patto che... No, non ho chiesto soldi, ovviamente. Però a patto che no, nessun danno. Mi raccomando, nessun danno. Questo perché però... ancora dobbiamo fare le scene d'azione. Brace. Quando faremo una scena d'azione? Mi taglierò le vene. Vera, no? Come quelle cose di plastica che usiamo noi. E ho finita. Azione! Lo sapevo. Vai! Quando uno non è capace. Vai! Dai! Vedi una mano, capo, una spinta! Però veramente, no, non ce l'ho. Se continui a fare backstage non avremo più CF per girare. Quindi ti intimo di smettere di fare backstage. Tanto oggi hai fatto già 3 ore di backstage. Penso che hai già abbastanza materiale, no? Per rompere le palle a chiunque voglia vedere un backstage di The Parker. Bella serata però, eh.
La luna mi ricorda tante cose. A me non piace molto l'idea che la mia ottica è attaccata lì, però non mi piace neanche il fatto che ce l'ho messa io. Okay. Acqua d'acciaio a Primo di Falco. Mi sentite? Sono tutti morti. E questo era quello. E questo mi porta via i compagni. Mi batte e mi sposto così e mi trovo lui che mi sta arrivando contro così. Sul cambio e poi mi sposto così. E adesso siamo in questo luogo un po' dimenticato da Dio, che però è veramente figo, in cui il nostro magico uomo del parkour volerà, in sostanza, mentre la macchina accanto sfreccia e ci tossica con questa polvere che è cancerogena e radioattiva. Secondo voi ho la bocca chiusa o aperta? We have to cook some better. Oh, posso andare? Vabbè, vado. Questo serve a dare credibilità a un direttore della fotografia. Allora, ci troviamo in questa location dove il signore Basta ha deciso di far uscire un cavallo a un certo punto. Spiegami che devi fare oggi. Oggi gireremo la scena più complicata del corto, che prevede l'utilizzo di un crane di 9 metri, di un cavallo. Io tra l'altro mi cago sotto perché ho pure un po' paura dei cavalli, comunque vabbè, questa è un'altra storia. Il cavallo, che è l'unico mezzo che non può essere parcheggiato dai parcheggiatori abusivi. Quindi la ragazza tornerà a salvarlo. Simone, che sta al centro di un cerchio di macchine che ruotano, vedrà la sua ragazza a cavallo e ci sarà questo lancio della moneta con lei che ficca la moneta nel parchimetro, che è stato ricostruito dalla nostra magica scenografia. Poi lo sai, no? Nel cinema per fare i cavalli si usano delle mucche vestite da cavalli, perché nel cinema sembra tutto più alto, no? E poi prima ci sarà questo sfondamento del cancello, che cioè, hanno ricostruito praticamente tutta una pannellata di legno con un cancello finto che può essere distrutto in polistirolo. E la monetina si infilerà nel parchimetro e distruggerà, saboterà il nemico, facendolo esplodere in una nuvola di monete. Ci posso seguire un attimo e controllare la finanza? No, guardi, non faccio resistenza. Non c'è niente da riprendere qua, per favore, basta sta buffonata. Che Dio ce la mandi buona. Stanno facendo un cancello per sfondarlo. Tutto di polistirolo, plastica, e per limitare i danni, anzi per non far nessun danno. No, come si fa? Ma c'è gente che scappa, cosa eccetera, la macchina figa rossa con le barre nere, a un certo punto boom e diventa un Transformer, ma no! No, deve diventare un Transformer. Se c'è dell'organizzazione è in buona parte a causa sua. Se più o meno funziona questa cosa, se oggi il cavallo arriverà puntuale non sarà imbottigliato nel traffico, è grazie al nostro caro nonostante Leo, la partita, no? Di Champions. Lui sta lì, fa, organizza le cose. No, aspetta, no, è risolta, vai, torna qui, torna lì, guarda che roba. A un certo punto uno arriva in ufficio e ti dice ci serve un cavallo. Ci serve un cavallo. E te? Cerchiamo il cavallo. Cerchiamo. Non hai chiesto perché? È l'ultimo dei problemi il cavallo in questo corto, forse. Come è andato il mio provino? Sì, come è andato il tuo provino per questa cosa? Quindi allora, dei giocatori in generale per questa cosa. Mi ha chiamato Francesco, che non vuole essere chiamato Franci o con nessun altro diminutivo. No, senti, noi stiamo a fare sta cosa, te lo ricordi di Washer? Come no? Beh, è il seguito, però insomma
Mettiti un vestito da sé, perché in realtà lui parla un po', capito, bel tenebroso, capito, che si mette in un angolo così. E mi fa, no, mettiti un vestito figo, fatti i capelli sciolti, truccati, a che ora ci vediamo? Alle 3 del pomeriggio. Quindi ho battona, sono scesa in mezzo alla strada. Sono Teresa, la costumista, ho lavorato anche altre volte con i The Jackal, ho fatto delle puntate di Lost in Google, un videoclip, un po' di cose. Guarda che bella camicia. Come sono fiero di questa camicia. Sono tutti gli attori fra 15 minuti. 5 minuti. Mettetevi di lato. Cazzo di cavallo. Che cazzo di dare il cazzo è un cavallo? Il casting al cavallo non l'abbiamo fatto, almeno non l'ho fatto io personalmente, perché non sono riuscito a farlo entrare in ascensore. Come lo gira Game of Thrones che è pieno di cavalli? I cavalli, Francesco, e basta, veramente vuoi i cavalli? Allora, il problema è che il cavallo non sopporta le luci, coraggio, c'ha ragione, uno gli spara un 800 watt qua, è come se tu a una persona a un certo punto arrivi là e gli dai una botta in testa, dice no, sì, non mi piace. Quanti ore? Sì, ma non stiamo lavorando. Troppo piove e dobbiamo fermarci perché non possiamo andare. E non c'entra niente il Napoli in questo caso, no? Cioè, è un'impressione. Però dato che piove. Quindi ha piovuto, abbiamo messo le buste su tutte le luci, tutto quanto, raga, tranquilli, è tutto coperto, ok, giriamo. E quindi abbiamo tolto tutte le buste e adesso siamo pronti a girare questa meravigliosa scena. Il problema è che probabilmente il cavallo, oltre a non gradire le luci, non gradisce neanche un braccio di 8 metri che gli sale sulla testa. Chissà perché, è una cosa così innocua. A me fa piacere, io quando mi sveglio la mattina gradirei avere un crane di 8 metri sulla fronte. Prendi la moneta. Azione. Massimo, guardaci dentro. No! No! Vai! Sono le ore 2:38 e stiamo per girare una scena basilare del corto, che è lo sfondamento del cancello. E speriamo che vada tutto bene perché è buona la prima. Bene. Questo è il massimo. Dai, una folata di vento sono qua. Dai, tanto lo lascio stare così. Chiudo il motore? Ci sono. 3, 2, 1. Azione. Via, 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 via. Levati. Levati. Top. Mio Dio. L'anni fa una cosa del genere. No, siamo mai andati in un cancello fatto di gallette. Simone, cosa stiamo per fare? Cagarsi addosso dal freddo, Ciro. Ci stiamo cagando addosso dal freddo. Mamma mia, abbiamo preso un drone per riprendere questa cosa. Superaci Simone, superaci! Ecco, non la piastra. Ok, ma non la parte. Il problema principale che abbiamo avuto col drone è stato che non potevamo bloccare tutta una strada, quindi alla fine ci siamo ritrovati con delle riprese in cui c'erano delle automobili che non dovevano esserci e che quindi abbiamo dovuto rimuovere in post-produzione. Uno
degli effetti che preferisco di The Parker è l'esplosione. Abbiamo preso spunto un po' dai film classici anni 80 perché ci piacciono molto, e un po' per esempio da il Virus Extremis di Iron Man 3, quindi queste luci in faccia che gli si accendono. Non so se vi è mai capitato di girare di notte. Il problema principale è che per strada tutte le luci che vedrete sono gialle, quindi immancabilmente le riprese vi verranno gialle. Grazie alla color correction abbiamo cercato di far uscire qualche colore in più, uno stile un po' più americano, insomma. Io non frenerò. Abbiamo finito allora. Guarda che carino ha preso questo, guardalo. Lui è Nicola Verde, cerca gattini. Vai, vai, sicuro. Ciao, rifacciamo. Ciao, rifacciamo. Ciao Giovanni, sono Frido di The Jagger. Quando vuoi, dici? Ciao, sono Ciro. Ciao, sono Ciro e sono uno scostumato. Vai. Sono Simone di The Jagger. Ciao, mi chiamo Roberta. Ciao, non mi ricordo come. Ciao, mi chiamo Roberta e non ricordo esattamente la perché sono qui. Oh, ce la stavo quasi facendo, eh. Sono Proxy, lavoro alla The Jackal e in questo cortometraggio mi occupo del backstage. Un attimo, mi chiama il mio agente. Ciao, sono Proxy. Mangio le banane. Sono Ciccino e mi occupo di regia, scrittura, montaggio. E noce pesca. Ciao a tutti, sono Francesco e basta. No! Io sono Francesco e basta. Sono io Francesco e basta. Io sono Francesco e basta. Siamo tutti Francesco e basta. Quando vuoi. Ciao, sono Francesco e basta. Mi occupo di... Ma cazzo dice, non ho capito.